Ciao a tutti amici di New York Storie e Segreti. Oggi ci troviamo a Hell's Kitchen. Siamo sulla 9th Avenue, dove al civico 474 c'è un'altra attività gestita da alcuni amici tarantini che ci tengo a farvi conoscere. Si chiama Longo Bros. Eccoci qua amici, siamo da Longo Bros qui a Hell's Kitchen sulla 9th Avenue. Faccio vedere un po' il locale, molto simpatico, come vedete abbastanza pieno, buon segnale. Guardate, questo è il carinissimo bancone bar situato al centro della sala, uno scaffale fornitissimo di liquori di vario genere. E infatti inizieremo proprio ordinando un cocktail e poi ci spostiamo ad esaminare un po' quello che invece è l'aspetto gastronomico. Allora, per iniziare diamo un'occhiata alla carta del beverage. E questo è il cocktail che abbiamo scelto in versione analcolica, perché sapete che non sono un grande bevitore. Adesso ve lo faccio vedere in fase di preparazione. Ed ecco il bravissimo Antonello che ci prepara il nostro cocktail. Dici un po', Antonello, in questa versione analcolica quali sono gli elementi che stai andando a mescolare? Purea di fragola, limone, pompelmo, un po' di sciroppo di fragola, Vangelis. Wow! Roba da diabete immediato, ragazzi. Coppa. Ginger beer. Preparazione serissima. E poi sopra ci mettiamo degli oli essenziali di frutto della passione. Opla, posso scoppiarlo? Eccolo qua, amici, avete visto quanta cura e quanta preparazione. Primo sorso in diretta. Eccezionale. Ed eccoci amici alle cose serie, ovvero al food. Un'osservazione, devo dire che New York City veramente, per la gente a cui piace bere, è una tra le città con il livello qualitativo più alto. Veramente c'è una cura nella preparazione dei cocktail, nella scelta dei liquori e nelle combinazioni, pazzesca. Adesso andiamo ad ordinare da mangiare. Prenderò questa skirt steak, che praticamente sarebbe l'equivalente della nostra tagliana tagliata, la bucala e grana. Sono 10 once, come vedete sul menù, quindi quasi 300 grammi di carne. È insomma bella sostanziosa. Ed ecco amici la nostra tagliata. Questa è la cosa più simile a una tagliata italiana che mi sia mai capitato di mangiare a New York. Infatti sapete che si mangia dell'ottima carne, specie nelle steakhouse, ma questa è proprio la tipica tagliata italiana con rucola e grana. E guardate la cottura media perfetta al sangue, ha davvero un aspetto e un profumo delizioso. Ragazzi, la carne è eccezionale, proprio vuoto 10 e lode. Una tagliata che se la gioca alla pari con quelle, che ne so, di Martina Franca, località vicino a casa mia, che sono rinomate per la qualità della carne. A questo punto sono troppo curioso, devo provare la pizza, perché se è buona così anche la pizza, questo posto
salirà in cima alla mia graduatoria di preferenza. E con le pizze, già è molto particolare vedere la diavola nominata come diavola, non come peperoni, come si chiama qui a New York City. Ho ordinato una bella diavola con aggiunta di prosciutto crudo. E ragazzi, anche la pizza ha un aspetto particolarmente spettacolare. Guardate il bordo bello alto, anche il prosciutto crudo ha un aspetto bello rosa, e non ci resta che andare ad assaggiarla. Amici, anche la pizza squisita. Devo ammettere che non ci ero mai stato, sono venuto incuriosito perché gestito dai miei concittadini, ma questo posto, ragazzi, è stratosferico, i cocktail sono buonissimi, la pizza è tra le migliori mai mangiate in città, la tagliata nemmeno ve lo dico, stratosferica. Questo è il Longo Bros, si trova sulla 9th Avenue al civico 474 all'altezza della 37esima strada. Bye bye. Ragazzi, faccio come i film della Marvel, la scena post credit, il tiramisù offerto dalla casa. Bye bye.